È un teatro di periferia, ma ha un glorioso passato e nuovi progetti per il futuro. Parliamo del Rosetum di Milano, legato a doppio filo con la lirica. Ah, bravissimo! Dottor Bacco! È ancora vivo il ricordo di quel 22 dicembre del 57, quando fu Maria Callas, la madrina, alla cerimonia di inaugurazione del Centro Francescano Rosetum di via Pisanello a Milano. Un segno del destino che apriva la strada ad un teatro di periferia con grandi progetti ma pochi mezzi, tuttavia da sempre legato a doppio nodo con il mondo della lirica. Oggi in scena i giovani professionisti che si preparano al debutto del Barbiere di Siviglia di Rossini, in vista di una nuova stagione che spazia dalla Bohème di Puccini all'Elisir d'amore di Donizetti. Qui la collaborazione è utilissima dei carcerati del carcere di Monza, della cooperativa Legnamè, che appunto con pochissimi soldi, con l'equivalente di 500 euro, realizza queste scene. Altra cosa invece molto importante è un vero e proprio avviamento alla carriera per i giovani cantanti. Tutti gli anni vengono indette delle audizioni meritocratiche, hanno la possibilità di debuttare su un palco che ha visto nascere grandi nomi come Tiziana Fabricini, Alberto Gazzale, Barbara Frittoli e via dicendo. Una stagione che si apre anche con l'orgoglio di tornare, come un tempo, ad offrire la grande lirica fuori dal circuito scaligero. L'idea di questa stagione è l'idea di riaffondare le radici nella sua tradizione, nella verità e nel cuore di questo luogo. Un'edizione dedicata a Francesco Bonelli Scarampi, figlio della contessa Morosini, anima e promotrice del Rosetum e della sua missione.